Il filo azzurro, la storia della nazionale italiana partita per partita, giocatore per giocatore, episodio per episodio. Era un po' di tempo che aspettavo di ripartire con quello che è il mio progetto preferito. Io sto ricostruendo la storia degli azzurri andando a fare un lavoro di ricerca preliminare. Ora siamo negli anni pionieristici, è un lavoro su archivi di giornale, su libri, su articoli vari che si trovano in rete. Quando ci si avvicinerà all'epoca moderna ci saranno i filmati da visionare per ricostruire. L'idea è di ricostruire la storia nazionale letteralmente nel dettaglio, di ogni partita raccontare la cronaca, tutte le curiosità, da quanti spettatori erano presenti alla storia di ogni singolo giocatore e anche degli avversari. Quindi un lavoro veramente in profondità, un lavoro che mi impegnerà a lungo, ci vorranno anni, ma io non ho fretta, e voglio creare una vera e propria enciclopedia online della nazionale italiana. E una base c'è già, perché se voi andate sul canale c'è una playlist dedicata con tutte le partite dal 1910 al 1920 già pubblicate e sono già ore, ore e ore di racconto. Tra l'altro io in ogni episodio descrivo la carriera, la vita dei personaggi nuovi che emergono in quella partita, chi non era mai stato convocato in precedenza, alla prima apparizione racconto la sua vita. Ma ho deciso che oltre al racconto delle partite ci sarà anche una sezione sui personaggi. C'è già Antonino Asta, parto da quelli contemporanei perché con le partite prima di arrivare all'epoca recente ci vorranno veramente anni, e almeno vi comincio a aprire uno squarcio sull'Italia più recente partendo dai singoli, raccontando quelli più recenti. E però ci sarà anche la collana quindi di tutti i singoli, con la storia del rapporto con la nazionale di ogni singolo giocatore, di ogni personaggio nel dettaglio. Quindi è una cosa veramente approfondita, questo è l'obiettivo. È suscettibile sempre di miglioramenti e di segnalazioni di errori che sono sempre possibili durante una ricerca. Anche per questo motivo sono importantissime le fonti che vi inserisco nella descrizione di ogni video. Dopo questa pappardella, mi scuserete, di presentazione, ripartiamo. Eravamo arrivati al 1920, l'Italia si sta preparando per partecipare alle Olimpiadi e oggi, come in occasione delle Olimpiadi del 12 e come succederà ogni volta che l'Italia partecipa a un grande torneo, video apposito dedicato alla fase di preparazione. Quindi oggi non parliamo di partite ma di tutto ciò che avviene per prepararsi a partecipare alle Olimpiadi. Prima di tutto, le Olimpiadi del 1920 avrebbero dovuto giocarsi in Germania, a Berlino, ma siamo nel pieno della definizione del quadro postbellico. In quei mesi si stanno firmando i trattati, quello di Sèvres, quello di Trianon, quello di Neuilly. Tutte le potenze sconfitte nella prima guerra mondiale, Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria, Turchia, sono in una situazione difficile, sono considerate colpevoli della guerra e in sostanza escluse dalla comunità internazionale. Quindi anche se le Olimpiadi dovrebbero affratellare, non si può giocare in Germania e la Germania non può essere considerata alla pari degli altri. E quindi si va a giocare invece in Belgio, che era stato invaso subito dai tedeschi, all'inizio della guerra aveva sofferto molto per la guerra e quindi come una sorta di risarcimento morale viene assegnata al Belgio l'organizzazione delle Olimpiadi. Si gioca quindi ad Anversa. L'Italia ha subito un bel problema, bisogna organizzare la trasferta e la trasferta costa. Tutta la spedizione, non parlo solo del calcio, qui c'era tutta la spedizione degli atleti che doveva essere finanziata, ha un costo notevole e il governo, che ha altri problemi perché l'Italia è in piena crisi economica, ha problemi sociali, lo sapete, 1920 non era un momento semplice e tranquillo per l'Italia. Il governo riesce a stanziare 100.000 lire, che non sono neanche poche, ma non erano assolutamente sufficienti per finanziare tutta la trasferta. Entra in gioco quindi la Gazzetta dello Sport, che era già popolare all'epoca, che organizza una sottoscrizione popolare e grazie al buon cuore degli italiani si raccolgono 600.000 lire in più, oltre ai 100.000 lire messe a disposizione dal governo, e con 700.000 lire complessive si può andare alle Olimpiadi. Veniamo a parlare del calcio, che è l'argomento che ci interessa per quello che ci riguarda. Io vi ho già raccontato nei video precedenti, e torno a raccontarvelo, che in quegli anni c'era una lotta continua fra soprattutto piemontesi e milanesi, anche se erano protagonisti anche i liguri, per il controllo della federazione e anche della nazionale, di chi doveva giocare in nazionale. Liti continue. Il calcio era sviluppato al nord, il centro-sud era un pochino indietro, infatti anche in questa Olimpiade il giocatore più meridionale a livello di club di tesseramento è un giocatore del Modena. E quindi c'è ancora una lite che è bella tosta fra piemontesi e milanesi e alla fine però trovano un armistizio. C'è un articolo sulla Stampa che ho ritrovato del 1920 che spiega nel dettaglio una burrascosa riunione con tanto di dispetti, di gente che viene buttata fuori dalla sala, però alla fine trovano un accordo e si decide che i commissari tecnici, 5, perché sapete che c'era una commissione che doveva designare i giocatori, all'epoca funzionava così,
Sono personaggi che peraltro conosciamo già. Uno è Umberto Meazza, un personaggio ricorrente che ha avuto molte volte questo incarico in quegli anni, anche se era un po' di tempo che non lo aveva. Un Edgardo Minoli che aveva avuto l'incarico già nella partita precedente. C'è Francesco Calì, già capitano della nazionale italiana nel 1910. C'è Giuseppe Milano, storico giocatore della Pro Vercelli. E poi c'è una figura nuova. L'unico nuovo, Luigi Saverio Bertazzoni. Foggiano, giornalista che ha scritto anche per la Gazzetta dello Sport, tenente dell'esercito, farmacista, autore dell'annuario del calcio negli anni 20, prima embrione di quello che è poi è diventato il mondo della produzione di libri sul calcio, quindi una persona che io ringrazio, e anche arbitro. Ci sono anche i giudici di campo designati, Giovanni Mauro e Giuseppe Varetto. Sono personaggi importanti, sono personaggi, erano dirigenti di fama che avevano il compito di fare da giudici di campo. In sostanza si mettevano a disposizione dell'arbitro per fare i guardaline, perché in molte partite uno per nazione, i due guardaline, era un altro calcio. L'allenatore era Giuseppe Milano, che è anche commissario, ma che ha anche il compito di allenare. Voi direte, ma come commissario allenatore? I commissari selezionano la squadra e poi gestiscono a livello politico la squadra. L'allenatore ha più in mano la parte atletica e quella di fare la formazione, anche se poi i commissari mettono becco. E Giuseppe Milano, che era anche un duro, un personaggio di personalità, è colui che deve gestire il tutto. Presidente, perché c'è anche un presidente, quello che ha il compito di fare da responsabile della comunicazione esterna, Edgardo Minetti. Si fa una preconvocazione, come succede in epoca moderna, quindi giocatori preconvocati per solo una parte vanno alle Olimpiadi. Ogni giocatore riceve una circolare con definito un allenamento da svolgere in preparazione alle Olimpiadi e poi viene anche nominato un masseur, quindi ci sarà il massaggiatore al seguito, cosa che all'epoca non era così frequente. E tra l'altro la stampa precisa anche che la riunione dei dirigenti federali serve anche per stabilire che l'allenatore ha diritto di multare chi non si comporta bene in allenamento. Il fatto che l'abbiano dovuto dire mi fa pensare che non fosse una cosa così frequente, ma il calcio si sta evolvendo e l'allenatore comincia a somigliare sempre di più alla figura che noi conosciamo oggi, quindi una figura che ha potere sui giocatori e insieme alla dirigenza può decidere di multare se non rispettano le regole. Io vi voglio leggere i nomi di tutti i preconvocati perché ci sono tutti. Qualcuno di loro non è stato poi convocato alle Olimpiadi. Abbiamo Ara, Asti, Badini II, Baloncieri, Barbieri, Bergamino, Brezzi, Bruna, scusate, non Bruma, Calvi, Capra, Cevinini III, Conti, De Marchi, De Vecchi, Pio Ferraris, Forlivesi, Lovati, Magnozzi, Meneghetti, Sardi, Soldera, Santa Maria, Rosetta, Parodi, Rampini II, Novo, Paglianti, Reinaudi, Lazzoli, Giacone. Di questi ragazzi, 22 vengono designati per le Olimpiadi. Vi ho già detto che c'è questa lite tra milanesi e piemontesi che è sempre ricorrente, e quindi alla fine di giocatori milanesi ce ne sono solo due. L'internazionale, come all'epoca, ha vinto il campionato quell'anno, ma manda solo Piero Campelli, il portiere. Dal Milan c'è Lovati. Abbiamo poi un bolognese, Emilio Badini, che è il primo giocatore della storia del Bologna a giocare in nazionale, e abbiamo un modenese, Forlivesi. Gli altri giocatori sono tutti genuani, ce ne sono parecchi, giocatori dell'Andrea Doria, un giocatore della Spes Genova, squadra che oggi non esiste più, Gracco Denardo, e poi giocatori della Juventus, della Pro Vercelli, ma anche del Novara, tre novaresi, e poi c'è Baloncieri dell'Alessandria. Quindi è una squadra molto incentrata sul Piemonte. Io vi leggo ora i nomi di tutti i 22 convocati. I convocati sono alla fine i portieri Campelli e Giacone, i difensori Bruna, Denardo, De Vecchi e Rosetta, i centrocampisti Ara, Emilio Badini, Baloncieri, Burlando, De Marchi, Forlivesi, Lovati, Meneghetti, Parodi, Reinaudi, gli attaccanti Brezzi, Marucco, Pio Ferraris, Roggero, Santa Maria e Sardi. Molti di questi giocatori avevano già giocato in nazionale, di ciascuno di loro trovate già un profilo nei video precedenti. Diciamo che alcuni tornano dopo anni, Campelli non giocava da anni in nazionale, anche Santa Maria e anche Parodi. Ce ne sono poi alcuni che sono invece una novità e di questi, come al solito, personaggio nuovo, descriviamo la storia della loro carriera e che tipo di giocatori erano. Inizio da Emilio Badini.
Badini era di famiglia bolognese, era andato a vivere in Argentina, era fatto nato a Rosario, la sua famiglia era andata a vivere in Argentina, lui, la famiglia era bolognese, lui è nato a Rosario da famiglia bolognese che era andata a vivere in Argentina, ma lui aveva la doppia cittadinanza, poi sono tornati a vivere in Italia e lui era italiano fondamentalmente, quindi gioca nel Bologna, ha un soprannome, Fraffariglio, è un centrocampista offensivo, giocatore... con un tiro potente e un carattere vivace, ha fatto il bersagliere durante la guerra, combattuto per l'Italia durante la prima guerra mondiale, giocava nel Bologna e quindi è il primo bolognese a esordire nazionale. Avrà un percorso sfortunato, tra l'altro lo chiamano Badini II, sapete che quando c'era più di un componente della famiglia c'era questo uso dei numeri romani. Era un percorso sfortunato perché un solo mese dopo l'Olimpiade in un amichevole col Padova si fa male e sostanzialmente la sua carriera è finita lì. Abbiamo poi Gracco Denardo, roccioso difensore della Spes Genova, un giocatore che ha avuto un ruolo marginale, ma è importante perché porta questa squadra che non esiste più dalla fine degli anni 20, i primi anni 30, è sparita dal calcio italiano, dalla storia del calcio italiano, e lui ha giocato in nazionale per la Spes Genova. Abbiamo poi Adevildo De Marchi, attaccante dell'Andrea Doria, che aveva tra l'altro anche lui un fratello nell'Andrea Doria, Cesare, e quindi anche qui le dinastie del calcio dell'epoca. Poi abbiamo Pio Ferraris, è un giocatore che ha giocato nella Juventus, ha giocato anche nel Casale, è un giocatore tecnico, astuto, che sapeva fare gol, da famiglia di banchieri, e infatti finirà col fare il direttore di banca e ragioniere e morirà precocemente di infarto. Abbiamo poi Rinaldo Roggero, che è un giocatore importante perché era un'ala destra veloce e svelta, ed è stato il primo giocatore nazionale nella storia del Savone, so che a Savona lo ricordano. Poi abbiamo Giustiniano Marucco, su cui ho trovato poche notizie, attaccante del Novara. Poi abbiamo un personaggio che sarà ricorrente nella storia della nazionale, Virginio Rosetta, detto Viri, nato attaccante, diventato terzino destro, nato nella Provercelli, poi giocherà anni nella Juventus, che sarà capitano della nazionale, sarà protagonista per tanti anni, è un personaggio veramente storico per il calcio italiano, che aveva una grandissima capacità nel leggere il gioco. E poi abbiamo il personaggio forse più pittoresco fra tutti questi, Luigi Burlando, che va alle Olimpiadi non solo per giocare a calcio ma anche a pallanuoto, perché era multitasking. Orfano di madre, carattere combattivo, grintoso, gli piace anche la pallanuoto ed è il nazionale anche nella pallanuoto. Curiosità, alle Olimpiadi del 20 contro la Spagna si gioca in un canale ghiacciato, fa un freddo cane e Burlando, uno dei giocatori che ai tempi supplementari, si tira indietro perché sta morendo asterato praticamente e quindi abbandona il campo, ma abbandona la piscina possiamo dire, ma perché davvero erano condizioni impossibili. Ha fatto la guerra sul Piave. Come giocatore era un centro mediano di sostegno che faceva appunto della grinta e della combattività le proprie armi migliori, famoso per un gol di testa praticamente da centrocampo, lavorava anche al Porto e quindi compare, fa il suo ingresso in scena in nazionale, sarà anche lui un giocatore che comunque lascerà il suo segno. Questi sono i giocatori nuovi, ora ci saranno le partite, le affronteremo una alla volta, un video per ciascuna partita. E vi dico subito proprio questo, ve lo posso anticipare, che l'organizzazione delle Olimpiadi era particolare, durarono diversi mesi e il torneo di calcio era organizzato maluccio. Tanto è vero che l'Italia deve esordire con l'Egitto e si vince giocare la partita successiva il giorno dopo. Il giorno dopo. E tra l'altro, colmo di sfortuna, la Francia, che doveva essere la possibile avversaria dell'Italia nel turno successivo, vince per forfè della Svizzera e quindi riposa. Questo avrà un peso sull'andamento delle partite, ma di questo parleremo nei prossimi video. E vi invito a consultare sempre le fonti nella descrizione del video, ad andare a rivedere i video precedenti, c'è già una storia lunga raccontata, e poi vi invito a seguirmi in questa avventura che è la ricostruzione della storia della nazionale italiana, una nazionale che ha vissuto alti e bassi, ha subito anche sconfitte molto dolorose, ultimamente ne abbiamo anche partite diverse, ma che ha anche vinto 4 mondiali, 2 europei. È una storia quasi unica nel mondo, sono poche le nazionali che possono dire di aver vinto tanto quanto l'Italia e che hanno il fascino che hanno gli azzurri e poi la nostra nazionale. E con questo io penso avervi detto tutto e quindi appuntamento al prossimo video.